Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Quante volte vi è capitato di dover spiegare Keyforge ai vostri amici o a qualcuno che, entrando in fumetteria o nel vostro ritrovo ludico, incuriosito nel vedervi forgiare, vi ha chiesto delle spiegazioni in merito al gioco di mazzi unici al mondo? All'atto pratico potrebbero esserci dei punti cardine da prendere in considerazione, che il più delle volte possono essere sottovalutati, ma che, parlo per esperienza personale, riescono a far comprendere ed appassionare ogni nuovo ospite del crogiolo che vuole iniziare a muovere i primi passi sul pianeta al centro dell'universo. E se non avrete comunque modo di incontrare chi conoscete dal vivo? Nessuna paura, la soluzione risiede nell'utilizzare la piattaforma web The Crucibon Online. Vi lascerò qui sopra e in descrizione il link alla guida rapida che ho trattato in un precedente video, così da poter mostrare il funzionamento di Keyforge anche a distanza. Prima di iniziare, volevo avvisarvi che il prossimo video verrà spostato in via del tutto eccezionale a lunedì 11, sempre alle 8 di mattina, dato che andremo a prendere in esame delle novità riguardanti la prossima espansione Ondata Oscura. Tornando a noi, scopriamo in 5 punti i semplici consigli per poter spiegare al meglio Keyforge ai vostri amici. Andiamo a dargli un'occhiata. Scrivere i passaggi. La prima cosa da fare se si vuole spiegare Keyforge ad un piccolo forgiatore è quella di avere la sequenza di un turno sempre a portata di mano. Ciò permetterà ad ogni nuovo arrivato di apprendere le varie fasi di gioco in modo veloce e senza dimenticanze. Infatti, sapere che come primo passo si deve forgiare una chiave, come secondo si deve scegliere una casata e così via, addentrerà chi sta imparando a svolgere dei compiti ben precisi che a lungo andare diverranno automatici. Per avere sempre a disposizione i vari passaggi, potrete posizionarli vicino il mazzo, così da averli sempre a portata d'occhio. Se invece non saprete dove trovare lo svolgersi di una fase di gioco, in descrizione vi lascerò il link dell'immagine estratta direttamente dal regolamento. Potrete stamparla o semplicemente trascriverla su un foglio bianco di carta per avere una soluzione a costo zero. Avere anche le norme cartacee o sul proprio cellulare sicuramente aiuterà in quei momenti nei quali si hanno delle defiance e si vuole far chiarezza su determinati concetti. Se questa prima soluzione non dovesse bastare, in soccorso ci saranno i siti web di Keyforge Italia e la wiki di Keyforge, dove sono sicuro troverete tutte le risposte che cercate. E se neanche queste dovessero bastare, potrete accedere al gruppo Telegram di Keyforge Italia, dove ci sarà sempre qualche forgiatore disposto a rispondere alle vostre domande nel più breve tempo possibile. Per tutte e quattro le soluzioni di cui vi ho parlato, come sempre, vi lascerò il link in descrizione. Utilizzate due unici semplici da giocare. Secondo fattore da prendere in considerazione è quello di impiegare dei deck basilari che non hanno molte sinergie. I migliori per questo compito sono sicuramente i due mazzi dimostrativi, Fulgido Argus il Supremo e Miss Onyx Censorius, presenti nello starter kit de Il Richiamo degli Arconti, ma se non doveste averli a disposizione, rispolverare qualche vecchio mazzo inutilizzato che avete deciso di relegare in fondo al cassetto per impiegarli a questo scopo sarà sicuramente la scelta migliore da fare, anche per utilizzare e rendere validi quei deck che si credevano inutili e che invece si dimostreranno più che adatti a svolgere il compito a loro assegnatogli. Perché risulta essere la scelta migliore? Semplicemente perché il focus dovrà essere concentrato a far comprendere bene i meccanismi che muovono una partita. Ed è proprio questo concetto che ci porterà ad affrontare il prossimo punto. Insegnare le regole base. La terza nozione da prendere in considerazione è quella di dare delle piccole pillole in principio.
e ciò non potrà che far bene a chi inizia a giocare. Infatti, per far capire come va posizionata una creatura o un artefatto appena entrano in campo, qual è la differenza tra esaurito e pronto, come vanno disposti in gioco i propri servitori, quali sono i fianchi ed il centro di una linea di battaglia e perché è importante saperlo, cosa sono le azioni, le migliorie e così via, darà una base da cui partire utile a chi vuole imparare. In parole povere, fatela facile, dato che complicare le cose non porterà a nulla di produttivo. Un altro piccolo consiglio che rientra nel giocare in modo semplice è non affrontare il match secondo i propri standard, ma regredire soltanto per quella partita agli albori della vostra avventura su Keyforge, rischiando anche, perché no, di perdere l'incontro che state affrontando. D'altronde non c'è nessuna gloria nel vincere contro un principiante, quindi forgiate in modo responsabile. Non mancherà di certo l'occasione di mostrare a chi sta imparando le sinergie più accattivanti che un unico ha da servire. A forza di giocare sarà proprio il neofita ad espandere i propri orizzonti, iniziando a farvi domande più mirate su determinate funzionalità di gioco, come ad esempio i potenziamenti in mutazione di massa, l'alta e bassa marea in ondata oscura o l'alfa e omega introdotte in l'era dell'ascensione, alle quali sono sicuro risponderete con estrema facilità. Giocate a carte scoperte. Quarto punto da seguire è quello di mostrarsi la mano a vicenda per far comprendere meglio le dinamiche della partita. Giocando a carte scoperte, infatti, si avrà un quadro totale della strategia che si può mettere in atto, semplice o complessa che possa essere, introducendo il nuovo forgiatore alle piccole iniziali combinazioni che potrebbero portarlo a forgiare la sua prima chiave, la prima di una lunga serie. Se vorrete, potrete essere proprio voi a segnalare la presenza di una combinazione di carte, diventando gli artefici dello sviluppo di chi si ha davanti, costruendo un nuovo tassello di didattica utile alla crescita. Se non calcherete troppo la mano e solleciterete la sua curiosità, sarà infine proprio il novizio a trovare delle sinergie che potrà utilizzare nelle partite che seguiranno, erigendo così il proprio arsenale privato. Far vedere le carte di entrambi i forgiatori avrà un doppio vantaggio per chi inizia a giocare. Si avrà un ripasso generale sulle fasi del turno, addentrandosi più nel profondo a meccaniche come utilizzare, giocare o scartare una carta, e si vedrà meglio come si svolgerà il match nel suo complesso, permettendo di avere una panoramica generale di tutte le piccole sfaccettature che muovono Keyforge. Vedrete che dopo le prime partite, quando chi vuole imparare avrà assimilato le basi, inizierete a giocare a carte coperte, anche se a volte servirà qualche piccolo ripasso, ma sarà del tutto normale. Pratica. Come qualsiasi cosa, la pratica penserà a riunire tutti i frammenti di insegnamento teorico per creare un unico blocco di conoscenza delle regole generali di gioco, che infine genereranno un nuovo forgiatore pronto a sfidare chiunque per aprire le cripte presenti sul pianeta al centro dell'universo. Partita dopo partita vedrete l'abilità del neofita crescere sempre di più, fino a quando, capace da solo di destreggiarsi tra le innumerevoli insidie del crogiolo, avrà tutto sotto il proprio controllo, capendo sempre meglio l'unico che ha tra le mani e ideando strategie e combinazioni tra le carte in esso presenti sempre più complesse. Come sempre, sarà solo ed unicamente questione di pratica. Affrontando nuove situazioni ogni volta che si giocherà, farà crescere l'esperienza e inevitabilmente si inizieranno a pensare soluzioni valide per risolvere delle problematiche che durante un match hanno rappresentato uno scoglio difficile da superare. Volevo comunque creare una piccola appendice a questo punto. Non tutti i giocatori sono uguali e non tutti comprenderanno le cose che gli spiegherete alla stessa velocità.
Quindi quello che posso consigliarvi di fare, e posso garantirvelo, vi servirà come acqua nel deserto, è fare carico di quanta più pazienza avrete a vostra disposizione, per garantire ai nuovi forgiatori un apprendimento sereno e che gli lascerà un buon ricordo impresso nella mente. In sintesi, se vorrete insegnare Keyforge ai vostri amici o conoscenti, ricordatevi che avere degli strumenti pronti a propria disposizione faciliterà il compito. Avere quindi necessità di scrivere i passaggi di un turno di gioco per avere sempre a mente ogni singola fase, impiegare due unici non troppo difficili da utilizzare per far conoscere a chi sta iniziando le meccaniche principali di un match, insegnare le regole basilari di Keyforge, dato che rappresenteranno le fondamenta da cui incominciare a costruire l'esperienza di chi inizia a forgiare, giocare a carte scoperte per esplorare assieme le dinamiche concrete di una partita e fare pratica per consolidare tutti gli insegnamenti teorici in un unico blocco, pronto per essere utilizzato in partite competitive, sarà per voi il cancelletto di partenza per accrescere sempre di più la vostra community locale. Come è stato per tutti, giocare partita dopo partita ha svolto un ruolo fondamentale per chiunque, dato che è proprio questo lo spirito base di Keyforge, utilizzare il proprio mazzo unico non solo per scoprirne i segreti più reconditi, ma anche per capire appieno le varie fasi del match, i meccanismi di una partita e comprendere in maniera assoluta la tipologia di deck che più si addice al proprio stile di gioco. Da lì potrete esplorare ulteriori strategie e rendere la vostra e soprattutto l'esperienza dei nuovi forgiatori davvero unica. Questi 5 consigli sono volti a dare una base di partenza a chi voglia spiegare il gioco in modo semplice e veloce, avendo una linea guida da seguire per non perdersi nei meandri sconfinati che il crogiolo stesso offre ad ogni avventuriero. Se avrete altri suggerimenti che magari avete sviluppato durante una vostra sessione di istruzione, lasciateli nei commenti così da poter essere utili a tutta la community e specialmente a quei forgiatori che, proprio come voi, hanno il desiderio di insegnare Keyforge ai propri amici. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa. E se durante una partita vi verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.